Ucraina massiccio attacchi di droni nella notte con l'ok ok di Europa e Stati Uniti prosegue l'offensiva di Kiev nella regione russa di Kursk. Torna il morbillo in Italia, secondi in Europa per diffusione, prima di noi solo la Romania a giugno quasi 2000 casi registrati, la preoccupazione dei medici, solo il vaccino protegge. 40 anni fa Giovanni Paolo II atterrava in elicottero sull'Adamello, storico il suo incontro con il Presidente della Repubblica Pertini a Pinzolo, una mostra racconta proprio quei giorni. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV2000. In apertura la guerra in Europa prosegue l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, colpita anche la base militare di Lipek, ci aggiorna Vito De Torre. L'esercito ucraino sta ampliando l'offensiva in territorio russo. L'attacco condotto dalla 22esima brigata meccanizzata di Kiev si sta spostando più a nord, verso la regione russa di Lipetsk. Decine di droni ucraini sono stati lanciati contro l'aeroporto militare di Lipetsk, che al momento non è più operativo, e contro una centrale elettrica che si trova a 200 km dal confine. Il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di aver bloccato i tentativi degli ucraini di penetrare in profondità nella regione di Kursk, ma le immagini diffuse da Kiev mostrano i militari russi mentre si arrendono nei pressi di Suzza. Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Russia ha portato in casa nostra la guerra, adesso devono sentire cosa significa. Uno dei più stretti collaboratori di Zelensky, il consigliere Mikhailo Podoliak, ha dichiarato che l'offensiva ucraina è utile per arrivare ad una trattativa con Mosca in una posizione di forza. Per l'Unione Europea l'attacco lanciato dalle forze armate ucraine rientra nelle diritto all'autodifesa di Kiev, sulla stessa linea, gli Stati Uniti. Il ministro della difesa Crosetto ha ricordato che l'accordo sull'invio delle armi italiane all'Ucraina, osteggiato tra l'altro dai movimenti pacifisti, prevede che non possano essere utilizzate in territorio russo e solo a scopo difensivo. Nessun paese, ha dichiarato Crosetto, può invadere un altro paese. In una recente intervista il presidente russo, parlando di armi nucleari, aveva detto: Tutti tutti i mezzi possono essere usati per rispondere ad azioni che minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese. Gli investitori osservano l'evoluzione della guerra in Ucraina in relazione all'andamento del mercato del gas. Il prezzo nelle ultime ore è tornato a salire sopra i 40 euro megawatt ora. Lo abbiamo eh, sentito, la Russia ha dichiarato lo stato di emergenza proprio nella regione di Kursk, eh, regione cruciale per il transito dell'energia. I flussi attraverso l'Ucraina adesso sono Uh, continuano, sono ancora, um, ci sono ancora, ma continuano e, e hanno raggiunto i livelli minimi dell'anno. In Medio Oriente adesso andiamo, Israele si prepara agli attacchi di Iran e Libano, uh, ma intanto apre anche al dialogo per la tregua con Gaza. Allora ci colleghiamo in diretta con Gerusalemme, per noi c'è Alessandra Buzzetti. A te, buongiorno Alessandra. Buongiorno, sì, in questo clima di grande tensione, ieri sera l'ufficio del premio italiano ha detto che invierà questa delegazione al Cairo a Doha proprio per riprendere le trattative su invito pressante di Stati Uniti, Egitto e, e Qatar. Uno speraglio che si apre, di cui non c'è ancora una risposta comunque di Hamas e del suo capo politico e militare Sinoara che è probabilmente nascosto in un tunnel di Gaza, uno speraglio appunto. Punto di cui però è difficile fare oggettivamente previsioni, anche perché nella striscia comunque continuano pesantissimi i combattimenti. L'esercito israeliano ha annunciato una nuova operazione di terra a Khagnoun sarebbero stati poi 30 raid aerei di questa notte in diverse aree della striscia, dove sono ammassate in territorio sempre più piccolo, in cosette zone umanitarie, una popolazione di 2 milioni di persone in situazione davvero sempre più precaria. È chiaro che una Aiuterebbe almeno un contenimento di questa minacciata escalation regionale? Allora, facciamo il punto sul fronte del Libano e dell'Iran nel servizio che abbiamo preparato. Poi la linea può tornare a Roma. Le sirene antimissili sono risuonate più volte questa mattina e questa notte sulle cittadine di confine con il Libano. In attesa di un attacco più massiccio degli Hezbollah contro Israele, tenere il nemico sulla graticola è già parte della punizione, ha detto qualche giorno fa il leader Shiita Nasrallah, riferendosi alla rappresaglia per l'uccisione di uno dei suoi principali comandanti in un raid israeliano a Beirut. Obiettivo potrebbe essere anche Haifa, dove ci sono strutture militari e commerciali decisive per Israele. Se colpirete i civili, la reazione sarà sproporzionata, avverte. L'esercito israeliano, mentre il ministro della difesa Galan scrive in arabo ai libanesi che lo stato ebraico vuole la pace e non permetterà ad Hezbollah di destabilizzare la regione. Tante le speculazioni sul coordinamento della rappresaglia delle milizie scite di Beirut con gli alleati iraniani, tanta la pressione diplomatica su Teheran perché contenga la reazione alla bomba che gli ha ucciso in casa il leader politico di Hamas. Potrebbero rispondere con la stessa moneta omicidi mirati di agenti del Mossad. Gli Stati Uniti avvertono gli ATOLA dell'alto prezzo militare ed economico che potrebbero pagare nello scatenare un conflitto regionale di larga scala. Ottenuta la formale condanna dell'omicidio in ANIE da parte dei paesi del Golfo, Arabia Saudita in testa, il regime iraniano sa bene che restano tra i suoi principali avversari. Ed è il Pakistan ad avvertire l'Iran di non cadere nella trappola di Netanyahu. Torniamo in Italia, ombrelloni chiusi questa mattina fino alle nove e mezza per lo sciopero del settore balneare, eh, sigle divisa e guerra divise, è guerra sui numeri eh, dell'adesione, ma il governo ora è comunque costretto a intervenire. Ce ne parla Alessio Orlandi. Ombrelloni chiusi, lettini e sdraio alzati. Dalle spiagge di Rimini a quelle di Civitanova Marche, dagli stabilimenti della Versiglia fino ai lidi di Ostia e Fiumicino, dalle 7.30 alle 9.30 di questa mattina è andato in scena lo sciopero dei balneari. Tra flash mob e brindisi simbolici, una mini serrata di due ore, spiegano alcuni sindacati di categoria, per protestare contro il mancato intervento del governo sulla messa a gara delle concessioni balneari prevista dalla direttiva europea Bolkestein. Ci dicono che stanno lavorando, però... Dopo due anni abbiamo bisogno di, di una parola, di un'informazione, di, un di, di capire cosa succederà a ottobre a 30.000 imprese italiane. Ma non tutti i gestori dei dell'IDI hanno incrociato le braccia. Per Asso Balneari, Feder Balneari e CNA si è trattato di un'iniziativa spot. Mentre il Codacons ha parlato di un'adesione sotto le attese soddisfatte invece Sibconf Commercio e Fiba Confesercenti. A parte gli edifici che, che una volta costruiti diventano di proprietà dello Stato, tutto il resto è roba nostra. Gli ombrelloni, le le sdraie, eh, la stigliatura del bar, del ristorante, le cabine, quelle sono tutte cose che abbiamo costruito noi e sono di nostra proprietà. Quello che noi chiediamo è che se, do se domani dobbiamo andare via, che ci venga riconosciuto un valore aziendale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il decreto legge carceri, approvato il 7 agosto in via definitiva alla Camera. È atteso nei prossimi giorni l'incontro tra il Presidente Mattarella e il Ministro della Giustizia, Nordio. La, cronica, la cronaca tragico in incidente nella notte nel Torinese: una ragazza di 18 anni è stata travolta da un'auto mentre era a bordo del suo monopattino. Davide Murgia. Ancora un altro incidente, ancora una volta con il monopattino, ancora una volta a morire è una giovanissima, si chiama Giulia Grigore, 18 anni di San Giusto Canavese in provincia di Torino, fatale lo sconto frontale con un'auto mentre guidava il monopattino è la seconda vittima in pochi giorni a causa di incidenti con questo mezzo di trasporto negli scorsi giorni a Pavia un'altra ragazza è morta mentre era sul monopattino a causa di un malore anche l'amica che era con lei è rimasta gravemente ferita. Ultimamente soprattutto in estate la sicurezza dei monopattini elettrici è stata al centro di intense discussioni e controverse politiche l'uso di questi veicoli per la micromobilità è in aumento, tuttavia la loro diffusione ha rivelato problemi quali rischi per la sicurezza degli utenti, vandalismo e uso improprio degli spazi pubblici. Non è più possibile, non è i conducenti dei veicoli monopattini perché da tutti gli effetti sono veicoli che circolano sulla strada, alla strego di, di tutti gli altri veicoli. Responsabilizzare significa una facile individuazione, una facile identificazione del relativo conducente. Una, una protezione per il conducente, quindi l'uso del casco, il rispetto dei limiti di velocità che un monopattino può, eh, può appunto raggiungere. La riforma del codice della strada che ancora non è stata approvata definitivamente introduce nuove regole per i monopattini elettrici, tra cui l'obbligo di casco per tutti, la targa identificativa e l'assicurazione, sono anche previste delle sanzioni fino a 400 euro e la confisca del mezzo. Italia, seconda in Europa per casi di morbillo. Prima di noi, solo la Romania. L'allarme arriva dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Barbara Masulli. Piccole macchie rosse su tutto il corpo, febbre alta, tosse e problemi respiratori. Sono i sintomi del morbillo, un virus che è tornato a circolare in modo sempre più insistente in Italia e in Europa. Un effetto legato a una riduzione della vaccinazione nei più piccoli, vuoi legata a qualche disaffezione e poi dagli effetti del Covid che per alcuni mesi avevano impedito anche l'esecuzione della vaccinazione. È una situazione che non è solo italiana, Romania, ma anche il resto dell'Europa una patologia comunque a rischio, perché è vero la gran parte dei soggetti in fondo ha la manifestazione esantematica, ma uno a mille ha delle complicanze polmonari e uno a... 50.000 effetti di encefalite che può dare effetti di salute e anche di decesso, quindi una patologia da non trascurare. Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie all'interno dell'Unione, nell'ultimo anno si sono registrati oltre 17.000 casi, 2.000 solo nel mese di giugno. In 12 mesi i morti sono stati 13, 12 in Romania e 1 in Irlanda. La prevenzione è sostanzialmente data dalla vaccinazione, dalla vaccinazione nei giovani, dei più piccoli, ma anche degli adulti, in particolare degli adulti a rischio, gli operatori sanitari, gli insegnanti, perché è una malattia a trasmissione respiratoria contagiosissima che nel passato, quando non c'era la vaccinazione, determinava focolai velocissimi e ampi in tutte le scuole, in tutte le comunità a distanza di due o tre anni con cicli abbastanza frequenti ed elevati nel numero di casi. Ultimo grande esodo estivo. Continuano a scendere i prezzi dei carburanti. La media nazionale per la benzina è eh, al livello più basso dal 5 febbraio. Quello del gasolio invece ha segnato prezzi migliori solo il 18 giugno. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,83 euro al litro, mentre il diesel è di 1,71. In autostrada, eh, segnalano gli osservatori, i prezzi sono mediamente più alti. Di Circa 10 centesimi. E come detto, si apre oggi un altro fine settimana di grande esodo, si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Lungo la rete ANAS il traffico è in costante aumento. Previsto bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nero invece nella mattinata di domani, spostamenti soprattutto dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, sia di mare che di montagna. E sarà anche il weekend più caldo del mese di agosto, dopo le piogge dei giorni scorsi, il sole tornerà a farsi sentire su tutto lo stivale. Allarme siccità in Sardegna. Antonella Mazza. Rendono felici i vacanzieri che si stanno per mettere in viaggio le previsioni meteo della settimana di ferragosto. Sta infatti per tornare protagonista sulla penisola l'anticiclone africano che dal Sahara si estende fino all'Europa e che abbraccerà l'Italia almeno fino al prossimo 13 agosto. Temperature in veloce ascesa in tutto il territorio, con punte di 38 gradi nella pianura padana e picchi fino a 40 gradi in alcune zone interne del centro-sud di giorno, mentre sarà l'AFA a dominare le notti. Alti tassi di umidità più problematici da sopportare per chi rimane in. In città. Da Brescia, Latina, Roma, Campobasso, otto comuni su 27 monitorati dal Ministero della Salute oggi sono in bollino rosso. Terzo su tre gradini, che significa l'invito ad evitare di esporsi al caldo nelle ore centrali della giornata, a bere molto e ad assicurare un adeguato ricambio dell'aria perché la ventilazione naturale, si legge sul bollettino ministeriale, determina un miglior ricambio dell'aria rispetto alla ventilazione meccanica. Il sole torna a splendere dopo due giorni di temporali che al nord hanno provocato danni all'agricoltura e nel Vercellese si sono otto famiglie sfollate dopo che i forti venti hanno scoperchiato i tetti di due palazzine al sud l'aeroporto internazionale di Catania nel pomeriggio di ieri ha dirottato una quindicina di voli su Palermo a causa del brutto tempo. Intanto in Sardegna sono saliti a 87 i comuni che soffrono per mancanza idrica a l'isola avverte anche il problema degli espropri agricoli per la massiccia installazione da parte di aziende straniere di impianti fotovoltaici che hanno modificato l'intero paesaggio. Aperta in Trentino una mostra dedicata alla sciata di Giovanni Paolo II in Adamello e all'incontro sulla neve con il presidente Pertini del 1984. La mostra sarà visitabile fino a settembre. Clara Jatosti. Giovanni Paolo II amava questa terra, visitò il Trentino cinque volte e proprio ad uno di questi soggiorni è dedicata una mostra fotografica singolare presso la chiesa di San Vigilio a Pinzolo. Il 16 e il 17 luglio del 1984 il Papa arrivò sul ghiacciaio dell'Adamello e si fermò a sciare. Il primo giorno con lui c'era anche il presidente Pertini che aveva accettato il suo invito di buon grado. La mostra è intitolata Quando Scia sembra una rondine. Il commento che Sandro Pertini fece ad alta voce mentre da rifugio ammirava gli slalom del Papa. Presente allora un giornalista dell'ANSA, oggi promotore dell'iniziativa. Ma è nata sulla base di una semplice considerazione. Un Papa che sia non sarà mai visto. Un Papa che sia probabilmente non lo vedremo mai. E dopo 40 anni mi, pareva, eh, mi è parso utile ricordare questo blitz di Papa Giovanni Paolo II sulla Damello. Tutto nacque da una telefonata di Gianluca Rosa all'epoca a Roma per l'esame di notariato che poi scrisse in Vaticano per invitare il Papa a sciare sull'adamello. Il principale responsabile fu Monsignor Stanislao Zivis, che era il segretario del Papa. Io semplicemente eh, ebbi l'idea all'inizio di, di, di poter offrire al Papa una vacanza. Fino al 22 settembre a Pinzolo. 12 e 16 minuti, grazie per averci seguito, l'informazione finisce qui, prossimo appuntamento alle 14 e 55, arrivederci e buon pranzo.